29 agosto si celebra il martirio di San Giovanni Battista, è un giorno di festa nella città di Angri che ancora una volta si stringe intorno al suo patrono, la musica della banda, il corteo dalla collegiata fino alla villa comunale e tanti fedeli ad assistere alla celebrazione liturgica officiata da Monsignor Enzo Leopoldo, che nel suo intervento ha rivolto il pensiero e lo sguardo anche ai martiri dei giorni nostri. San Giovanni è stato il precursore di Gesù nella nascita e lo è stato nel martirio, nel dare la propria vita, quindi è stato forse il primo martire, perché ha testimoniato il suo annunzio, la sua fede con la vita. Oggi è un momento difficile per l'intero mondo, con scene di guerra, di violenze durissime, di decapitazioni. Il mondo difficilmente vuol parlare di martiri. E invece oggi noi ci rendiamo conto che il martirio non è un fatto del passato. Anche noi Chiesa, noi cattolici, cristiani, a volte quando pensiamo ai martiri, pensiamo ai martiri di Nerone o di altre vicende storiche. Oggi purtroppo molti cattolici cristiani testimoniano con la vita, col sacrificio, la fede in Gesù Cristo. Speriamo che il loro sangue, il loro sacrificio possa essere ancora elemento fecondativo della vita cristiana.